che cos'è il tempo, lui ha risposto: che cos'è il tempo lo so, se però qualcuno mi chiede di definirlo, non lo so. Se uno studente mi avesse risposto così, l'avrei bocciato. Però in certo senso Agostino ha ragione, perché il tempo dipende dalla cultura. Il filosofo Umberto Galimberti, protagonista dell'ultimo appuntamento del Festival dello Spettatore. Sul palco del Teatro Pietro Laretino, il professore ha tenuto una conferenza dal titolo Le figure del tempo. Il tempo dei Greci era un tempo che loro definivano ciclico, kyklos, perché i tempi i Greci concepivano la natura come uno sfondo immutabile, che nessun uomo, nessun dio fece, quindi la natura non è la creatura di un dio, sempre è stata, è e sarà, fuoco e di pampa, secondo misura e secondo il ritmo del tempo. Le leggi della natura erano immodificabili e il compito dell'uomo era quello di contemplare le leggi della natura. Contemplare vuol dire studiare le leggi della natura in modo da costruire una città secondo natura e una condotta di vita secondo natura. Ad introdurre Umberto Galimberti, l'attrice Sonia Antinori, che ha parlato delle figure del tempo nel teatro. Sono figure che ci fanno fare un viaggio dentro la percezione dello spettacolo dal vivo, che naturalmente negli ultimi anni è molto cambiata, anche a causa di tutto quello che abbiamo vissuto, e che ci portano in qualche modo ad essere nelle nostre case, ma tuttavia protagonisti dell'evento e della condivisione del teatro.